Salve a tutti, sono Barry, eccoci qui in un nuovo gioco. Una tipologia che non ho mai fatto, a dir la verità, ovvero Cave Story. Probabilmente molti di voi lo conosceranno perché è un gioco molto molto famoso. E a quanto ho sentito, comunque, l'ho visto e mi è piaciuto molto. Quindi ho detto, ma va, perché non provare? Questo in verità è Cave Story più, perché è un remake, però vedremo un po'. Allora, Story Mode. Allora, new, difficulty level, easy, allora, easy, best choice for freestyle players. Original, for players familiar with Cave Story. Hard, not recommended for freestyle players. I'm too afraid. No, io sarei un freestyle player, anche se ho provato un po', solo un po' la storia, però, vabbè. Proviamo hard. Tanto creperò 50.000. Allora, Summon Transmissions. Allora, connected to the logged on. Starting Amy chat. Katsuba, Sue, ci sei? Sono io, Katsuba. It's Katsuba. I'm Katsuba. In qualche modo sono riuscito a scappare, ma mi sono persa. Sono in questa specie di bunker senza nulla dentro, però c'è un computer a quanto pare. If you are read, se stai leggendo questo, per piacere, rispondimi. Per piacere! Yeah! In realtà in Cave Story il personaggio è un diverso e mi piace di più il personaggio della cosa normale, però sapete come sono, mi piace sempre fare le cose difficili. Comunque, let's go! Oh, the first cave! Oh my god! Allora, questa piccola parte l'ho già giocata. Oh, come non c'è la capsula là sopra? Non c'è la capsula, fa culo! No! Perché lì nelle altre modalità c'era, oh, la capsula per riaumentare la vita. Allora, yeah, entriamo qui dentro. Il volume è un po' alto, però. Allora... c'è un vecchio che dorme. The treasure chest. Open the treasure chest. Tan, tan, tan. Obtain the polar star. Summon transmissions. Le trasmissioni di qualcuno. Cercando sue. On sue trovata. Cioè, una sue trovata. Sue! Rispondimi! Ti stanno cercando! Stai dormendo cosa? Tuo fratello è così solo! Yeah, ho trovato una pistola, muori vecchio di merda! Perché non mi rispondi? Rispondimi, vecchio di merda. Allora, andiamo! Woohoo, adesso ho una pistola, quindi passeggi dritti. Muori, pipistrello! Cosa che salta? Wow! Perfetto. Bear, il grande pistolero. Allora, le mie abilità pistolere sono molto alte. Boom! Spara, ok, perfetto. Anche se a volte mi confondo ancora con i tasti, perché ha uno strano modo della composizione per i salti. Con Z si salta e con X si spara, ma io sono abituato il contrario. Con il contrario ho sempre avuto X per saltare, Z per, come tasto azione. Quindi a volte sbaglierò. O almeno all'inizio. Comunque, salta. Andiamo a salvare, altrimenti qua crepo 50.000 volte. Allora, save. Do you want to save? Yes, oh my god. Oh, non cadere così. Comunque questo gioco, dal trailer che ho visto, sembra stupendo. Ne avevo già sentito parlare, ma non ci ho mai giocato, e quindi ho detto, ma perché no? E poi è un genere che non ho mai fatto sul canale. Mori. E quindi ho detto, ma perché no? La porta che ha gli occhi. Brutta porta con gli occhi. Mori. Oh, stupida porta quella. Non ho ancora capito a cosa diavolo serve quella barra gialla, però vabbè. Andiamo. Katsuma, muoviti su, scrivi qualcosa. Vuoi tu? Cioè, vuoi scrivere qualcosa? Cazzo, sto morendo di fame qui. Sono così affamato che mangerei un crackroach. Non so cosa diavolo sia. LOL. Just kidding. Oh, sto scherzando ovviamente. Ma solo per fartelo sapere, se arrivo a quel punto di fame, ovvero se divento così affamato, lo farò. Dammi la key, ovvero la chiave.
No, non voglio darti le chiavi. Dammi le chiavi. Stai cercando di proteggere quella sua ragazza? Ovvero quella ragazza? No, è una dei fuori. Sua Isaac è una persona, è una brava persona. E non voglio tradirla. Toroko, la prossima volta che viene il dottore e prende qualcuno... No, la prossima volta che arriverà il dottore porterà qualcuno via. Se non gliela consegniamo sarà in pericolo. Ma... Dammi quella cazzo di chiave! Sono caduto! No! Oh, sono... Oh, sto... Oh, piccolo, sto scappando! Yeah, sono arrivato! Allora... Cosa? Non sei un nemico? Pensavo che tu fossi un nemico, uno di loro. Il mio nome è Re, ovvero King. Sono il numero uno di questo villaggio. Anche se dire che sono il numero uno del villaggio non è davvero così tanto. Siamo solo sei di noi. Siamo restati solo sei nel villaggio. Beh, veramente, includendo quella ragazza, ovvero sua, siamo sei. Ma non è una di noi. È solo una di fuori, una straniera che è venuta nel nostro villaggio. Muori. Non posso ammazzare le persone, perché non posso ammazzare le persone? Questo cos'è? Apo Yashirama Farm, Left Reservoir, Rake Cemetery, Down Artus Candle. Ok, andiamo. Attenzione. Andiamo. Sopra. Già 7 minuti alla faccia del cavolo. Allora, salviamo. Yeah. Ok, proseguiamo. Ok, da questo punto in poi non so cosa cavolo fare. Yeah. Assembly Hall. La casa dell'assemblea. Flames below in the fireplace. C'è un fuoco che brucia. C'è qualcosa nell'altro letto. Cosa? Mi sa che serve un bicchiere d'acqua o qualcosa. Perché dico sempre un secchio d'acqua? Secchio d'acqua. Allora. Ciao, begli occhialoni. Il mio nome è Jack. Sono il numero due del villaggio. Qui dietro c'è la Mimiga, che è il nome del villaggio. Cemetery, dove il nostro eroe Arthur riposa in pace. Ovvero il cimitero, comunque. Cosa sto facendo qui? Ti chiedi? I mushrooms? I funghi hanno preso il cimitero. So, allora io vedo che non entrino nel villaggio, sì. Sono qui di guardia per vedere, per accertarmi che non entri nessun fungo nel villaggio. Perché dei funghi dovrebbero entrare in un cimitero? Una cosa. Ok. Saliamo, wow. La farm. Andiamo nella farm. Ovvero nella fattoria. Coltivazione. Fiori. Tanti bei fiori. Che cosa serve questo luogo? Vabbè. Nell'acqua. No, via. Ok. Perché non sono riuscito a salire come dovevo? Allora, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. It's a spin leaker, ovvero un gettatore d'acqua, qualcosa di simile. Questa è la farm dove facciamo crescere i nostri fiori. Il mio lavoro è proteggere questa farm. Per noi di Miminga i fiori sono una grande e preziosa fonte di cibo. Ma non i fiori rossi. Ho sentito che se noi mangiamo dei fiori rossi, no, la nostra pressione sanguigna diventa così alta che moriamo all'istante. Poi, per fortuna, in questa ferma non crescono dei fiori rossi. Quei vili fiori rossi, vabbè. Allora, andiamo, proseguiamo. Allora. Wow! Ok, non si muore per caduto, perfetto. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Shack! Bello. Non c'è un cazzo. Yeee. Quanto amo quando non c'è un cavolo nelle cose. Allora, vediamo un po' se salto qui sopra. Una chest. No, mi sa che devo salire. No. Ah, ok, ho capito dove devo andare. Però prima vediamo un po'. Arthur's house. It's locked. Ah, ma non è morto Arthur, scusami. Aspetta però, vediamo prima se c'è qualche altra casa. No, c'è cazzo, perfetto.
Amo questo tipo di giochi. Allora, comunque, sì, ne ho giocato davvero parecchi, ma tanti. Allora, Gulp. Quanto è bello, lol. Allora, jeez, mi hai spaventato. Su, eh? Oh, che intendi quella ragazza che si nasconde nella casa di Arthur, vero? Beh, lei vive insieme a Toroko, che è il tizio di prima, giusto? Quella ragazza è molto cute, ovvero carina. Starà sicuramente cercando quei draghi volenti. Sempre se esistono delle cose del genere. Draghi che volano in cielo. Ok, adesso dovrei... No, non mi sa che devo salire ancora di più per poter arrivare su quella cosa. Salta, grazie. Salta, grazie. Wow, attenzione. Ok, faccio schifo. Non abbiamo neanche incominciato. Sono solo 10 minuti. Oh, 10 minuti e ancora non ho fatto nulla di eclatante. Aspetta, forse devo saltare da qua. Oh, bello il genio. Allora, whoop, yeah, vediamo un po' cosa c'è. Oh, prendo da te sul chest. Ho potere del map system, yeah. C'è scritto qualcosa. Se riesci a mantenere così tanto il senso dell'orientamento, probabilmente troverai la via per uscire fuori. Questa è la mia speranza. Vabbè. Oh no, volevo saltare direttamente sopra da quel buchino. Ok, faccio schifo. Allora, ho giocato a giochi del genere, sì, ma erano una più facili. Allora, comunque, nel muoversi. Allora, ed era parecchio tempo fa. Allora, reservoir. Che cos'è questo reservoir? Oh, salta! Pesce! Muori, pesce, muori! Ah, posso uccidere il pesce. E cosa che brilla lì? Something shines brightly. Qualcosa brilla. Hai ottenuto Silver Locket, ovvero una collana con un pesce. L'aria! Cazzo, l'aria! Perché no, 20, ma no! Toroko! No, è scappato, però aspetta, devo prima andare da quel tizio. Wow! Ah! Dannata acqua che non mi fa saltare bene. Whoop! Certo che questo tizio fa dei salti incredibili. Su, quella bellissima, quella pucciosissima ragazza che si nasconde sempre nella casa di Arturo. È venuta di recente al villaggio Mimiga. Mimiga, che bel nome. Lei è caduta dal riservatorio. Reservoir, bello. E non credo che... She's very fond of us. Non credo che ci sopporti tanto. Sembra che ci odi tutti. Ma lei è una miminga, come tutti noi. Vabbè. Ok. Allora andiamo. Turu. Hand over that key. Dammi quella cazzo di chiave, brutta stronzo. No. Ti ho buttato per aria, coglione. Non sai neanche sconfiggere un cosettino. Arg, Toroko. Non discriminarmi. Che cosa diavolo c'entra? Aspetta, no, quel tizio lassù, no. Dove cavolo è andato? Aspetta, forse nella casa. No. Dove cazzo? Ah, forse ho capito. Si è andato a nascondere qua dentro. C'è qui dentro. No, non c'è nessuno. You jerk. Wow. No! Headshot. Wow! Oh, aiuto! Eh? Non sei il dottore? Oh, mi dispiace. Mi dispiace per quello. Il dottore è una persona così cattiva. Lei è venuto nel villaggio e ha rapito Miminga. E a volte uccide qualcuno. Il dottore. Oh, c'è stato tuo fratello. Povero. Death Pendant. Oh, è mio. No. No, è mio. Quale me l'hai preso per me? No, è mio.
Su e me l'ha dato. No, è mio. Chi trova se lo prende. Se lo prende. Se stavo dicendo. Ah, chi trova se lo prende. Allora, but they don't want it. Ah, vedi, non lo vuoi più, quindi è mio. È mio. Allora, King, che sarebbe il tizio grosso di prima. Non vuole che Sue rimanga qui, perché pensa che il dottore voglia fare qualcosa di male con lei. Per piacere, tienila. Oh! 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 Ti ha trovato! Non è bello nascondersi da me. No, cioè, non serve a nulla nascondersi. Ho il naso di un Harrier. Che cos'è? Esatto. Una tizia con i capelli blu. Bei capelli. Sì. Lui ha il naso e il cervello di un cane. Ah, è un cane, ok. Signora, le ho trovati prima io. Voi due siete col dottore. Ah, tu devi essere Sue. The great doctor has summoned you. Ah, il grande dottore ti cerca. Vieni con me. Ma io non sono Sue. No! Povero coniglio! Sei un coniglio! Balrog! Il resto lo lascio a te. No! Povero coniglio! Io sono la persona sbagliata, te l'ho detto! Oh, non ancora! Devo sempre pulire io! Ma sono stato io quello che ha trovato, non Misery! Beh, allora? Come va? Vuoi combattere con me, pisellino? Pisellino sparatore. Va bene! Wow, è un boss! Wow, Gesù! Wow! Ah! Attenzione! Wow! Attenzione! Wow! Muori! Ah! Muori! Wow! No! No! Muori! Wow! Muori! Wow! Mori. Wow! Mori. Oh! Mori. No, cacchio, mi ha preso! Lasciami! Wow, mi ha quasi one shottato. Mi è restato uno di vita. Mi ricorderà di questo. E se ne va. Vabbè. Yeah, sconfitto Balrog. Come cacchio si chiama? Sono un grande. Soldi. O qualsiasi cosa essi siano. Sono livellato. Level up. Che bello. Ah, adesso hanno sfondato la porta. Non si fanno queste cose. Adesso sparo due. Che è successo? Sparo due cose, grande. Allora, vediamo un po' cos'altro posso fare. Vediamo se si è aperta tipo la porta. No, è ancora chiusa. Forse devo andare a dire al cosone grosso che hanno rapito il coso. Però prima andrò a salvare. Anzi, ricarico prima la vita e poi salviamo. You want to save? Yes. Game saved, grazie. Allora andiamo. Tizia! No, non c'è il tizio. Dove cacchio è andato? Forse nella sala delle assemblee. Vediamo un po'. Sei qui dentro? Sì, grande, sono un genio. La casa di Arthur. La chiave della casa di Arthur. Ci dovrebbe essere un'altra copia da qualche parte. Toroko, lei si finge ignorante. Ma mi chiedo, forse Jack conosce qualcosa, sa qualcosa. Ma l'hanno rapito, coglione. L'hanno rapito! Tipo, ti interessa? No! Forse devo trovare un modo per spegnere quella robaccia. Forse parlando con questo coglione. Cosa hai detto? Toroko è stata rapita? Esatto. Almeno questo gli interessa qualcosa di Toroko. Questo è Jack, giusto? Sì. È terribile! Devo informare King! Bravo, vai a informare King. Io entro nel cimitero. Bello. Lì sopra c'è qualcosa. Ma sono funghi. Non si fa niente a questa tartaruga. È una tartaruga, sei una tartaruga.
Ah, da dietro devo colpirla, perfetto. Anche da sopra funziona. Ma cazzo, non... Mori! Dai! Oh, finalmente. Wow, wow, wow. Funghi del cavolo. Intanto ci sono un sacco di... tombe. È morta davvero tanta gente qui dentro. Là come ci salgo? Nep! Nep! No, non posso salirci. Mi sa che poi mi daranno tipo doppio salto. Non posso fare doppio. Un fungone enorme! Ha 12 di vita, alla faccia del cacchio. Ah, ma lì c'è un altro fungo. Ah, stupidi funghi. Ok, perché ho fatto quella cosa? Dovevo prima andare di là. Wow, salta. Sì, lo so, Bear non è il più abile giocatore di queste cose, però ci proviamo. La tomba di Arturo. Qualcosa c'è scritto sulla tomba. Qui giace il grande eroe di Mimiga, Arturo! La chiave di Arturo! Yeee! Yeah! Andiamo nella casa di Arturo! Questi tizi stanno ancora parlando, tipo... No, anche Toroko! Il fratello più grande di Toroko, Arturo... Toroko il fratello di Arturo. Oh. Comunque stavo dicendo, Arturo era il nostro più forte guerriero, ma è stato ucciso dal dottore, dallo stesso dottore. Non è stato in grado di proteggere Toroko. Ci sono due chiavi per la casa di Arturo. Toroko ne aveva una. L'altra dovrebbe essere dentro il Mimiga Cimiteri. Perché non la vai a prendere, tipo? Devo fare tutto io qua dentro! È la solita cosa! Io non so neanche chi che sono questi tizi! Devo fare tutto io! Tutto io! Oh! Io se ho ipotizzato bene dovrei essere tipo il fratello di Sue. Suppongo. Non lo so. Andiamo, verso Sue! 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 I'm coming! Ho usato le chiavi di Arturo. Dov'è Sue? Sue! Ok, salviamo. Sue! Sto arrivando! Un computer! Il testo sta appare e scompare. Kazuma! Kazuma, il tizio di prima! Kazuma! Oh. Allora, ma già, just so you know I feel... Ah, ok, la stessa cosa che ha detto prima. Vuoi attivare il teletrasporto to Ed Corridor? Ma perché no? Adesso sono accessibile via teletrasporto. Che bello. Che è il Lego Corridor? Ah, non lo so. Dov'è la tizia? Posso restare. Cioè, vorrei dormire. Sto dormendo. Ah, si ricarica la vita. Ma scusa, il coso per ricaricare la vita là. Che me ne faccio di quello? Qui c'è l'acqua, qui c'è la pianta. Fiori? Fiori rossi! No, vuoi vedere che esplosa la tizia? Ok, aspettate. Posso teletrasportarmi? Yeah! Sì, teletrasporto in azione! Dove si sarà teletrasportato per? Scopritela nel prossimo episodio di... Sorry!